Per un minuto di storia con Mario, oggi parliamo della campagna napoleonica in Russia del 1812, che il 26 novembre del 1812 vive la sua disfatta. È già un mese che la Grande Armée di Napoleone si sta ritirando dalla Russia, all'altezza del fiume Berezina viene attaccata dalle truppe russe. Sono 3 giorni di combattimento in cui Napoleone perderà 25.000 soldati. È la fine del grande sogno dell'espansione europea napoleonica che De Gaulle, in un discorso che sarebbe arrivato 150 anni dopo, aveva definito il sogno dell'Europa dall'Atlantico agli Urali. È la fine della grandeur francese e l'inizio del percorso che condurrà al Congresso di Vienna e alla Restaurazione.